Purtroppo è andata così, dobbiamo riprendere il nostro cammino. Venivamo da buoni risultati, purtroppo oggi ci è andata male, e quindi però non dobbiamo disperarci. Zeman poco fa in conferenza ha detto: ho messo subito dentro Capelluzzo perché avevo capito che poteva essere utile sulle palle alte, anche se a me, diceva Zeman, non piace quel tipo di gioco, però il pallone non è mai arrivato in area. Sì, probabilmente siamo arrivati un po' stanchi sul secondo tempo, quindi sono arrivati pochi palloni, però comunque anche magari su quell'episodio che ci è capitato con presunto fallo di mano, non so, non ho visto sul mio colpo di testa, però comunque abbiamo lottato, ci abbiamo provato, ma è andata male. Chiedo a Capelluzzo, attaccante del Pescara, perché questa squadra ultimamente fa così fatica ad andare in gol. Siamo venuti da Lo quattro. dicono i numeri, Sì, ecco. no, i numeri, però comunque quando porti a casa i 3 punti fa sempre piacere, pure se vinci 1-0. Quindi va bene, però sì, dobbiamo comunque fare meglio, perché comunque una squadra del mister deve fare meglio, però oggi purtroppo ci è andata male. Primo tempo, un Pescara anche più che sufficiente, avete creato soprattutto con le verticalizzazioni di Carraro. Secondo tempo completamente da dimenticare. Mi sai spiegare questa doppia veste del Pescara questa sera? Appunto, siamo partiti forte, abbiamo cercato di trovare il gol subito, poi loro hanno avuto quell'episodio sul colpo di testa, hanno fatto gol, sono stati bravi. E il secondo tempo appunto siamo calati magari anche fisicamente, non siamo riusciti a trovare il gol. Luigi, parliamo anche un attimo del mercato perché fra 5 giorni si chiuderà questo mercato. Tu sei stato al centro di diverse voci, di qualche trattativa, resterai a Pescara? Io sono qua, non so, non devo andare via, cioè, nel senso sono qua, sono a disposizione del mister, non c'è nessuna voce, non c'è niente. Tra l'altro la partenza di Gans ti dovrebbe liberare anche qualche minuto in più. Ma questo non spetta a me dirlo, però comunque sì, adesso magari siamo io e Stefano, poi è arrivato anche Yamga, però comunque cercherò di trovare più spazio e di dare il mio contributo alla squadra. Sabato c'è questa gara di Frosinone, una partita difficile in casa di quella che oggi è la capolista del campionato. Ci vorrà un Pescara diverso da quello visto oggi con il Perugia per fare il risultato. Beh sì, sicuramente dobbiamo andare lì a Frosinone a fare la nostra gara e non dobbiamo avere nessun timore, pure se è la capolista, dobbiamo andare lì a giocare il nostro calcio.